Fiorella Mannoia, il tour di combattente arriva a 100 date. Dopo la breve parentesi televisiva, Fiorella Mannoia torna al suo lavoro di cantante, proseguendo con il tour combattente. Prima 4 date europee. La cantante romana ha appena annunciato la ripresa del tour con cui sta portando in giro il suo ultimo album, Combattente, uscito nell'autunno del 2016. A novembre, Fiorella sarà in concerto in 4 capitali europee, il 19 sarà al Den Atelier di Lussemburgo, il 21 novembre al Bataclan di Parigi, il 22 alla Madeleine di Bruxelles e il 24 novembre alla Union Chapel di Londra. Dopo questo mini tour europeo, che si aggiunge alle 80 date già tenute quest'anno, la cantante tornerà in Italia, toccando 18 teatri italiani e arrivando a quota 100 concerti con la stessa tournée nel giro di un anno. Un anno davvero denso per Fiorella Mannoia, cominciato con la partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone Che sia benedetta, con cui si è classificata seconda, dopo Francesco Gabbani e la sua Occidentalis Karma. Poi c'è stato anche il ruolo da protagonista al cinema, nel film 7 minuti di Michele Placido, con cui la cantante si è cimentata anche nel ruolo di attrice. E la lunga tournée di Combattente che l'ha vista cantare nei teatri e nelle location più belle d'Italia, tra cui anche l'Arena di Verona. E poi la sorpresa recente, lo show televisivo 1, 2, 3 e Fiorella. In cui la Mannoia ha dato prova della sua versatilità e anche della continua voglia di mettersi in gioco con nuove sfide. Le date nei teatri italiani. Quindi ricomincia il tour e, dopo le date europee, Fiorella sarà di nuovo in giro per l'Italia. L'annuncio delle nuove date viene affidato ai social, dove la cantante scrive, a dicembre e gennaio ancora in tour. Un'ultima parte di concerti nei teatri per incontrarci ancora, ma soprattutto per festeggiare insieme questo ultimo anno bellissimo in cui mi è accaduto di tutto, esperienze nuove, grandi soddisfazioni. E per salutarci e poi ci fermeremo per un po' a pensare a nuova musica e nuove cose. Abbiamo fatto il conto e con questi ultimi concerti arriviamo a 100 date live di Combattente, chi lo avrebbe mai detto? 100. Grazie di cuore a chi c'è stato e a chi ci sarà. L'ultima tranche di questa fortunatissima tournée partirà da Firenze, dove Fiorella si esibirà il 1° dicembre, al Teatro Verdi. Seguiranno poi l'Auditorium Parco della Musica di Roma il 3 dicembre, il 4 sarà a Bari, al Teatro Team, il 6 dicembre al Teatro Augusteo di Napoli, l'8 dicembre a Brescia, al Gran Teatro Morato, il 9 a Bergamo, al Teatro Kreber. L'11 dicembre il tour prosegue e fa tappa a Cremona, al Teatro Ponchielli, il 12 al Teatro Regio di Parma, il 14 al Palaban di Mantova, il 16 al Teatro Verdi di Montecatini, PT, il 17 al Nuovo Teatro Carisport di Cesena, il 19 al Teatro Open Job Metis di Varese, il 20 dicembre al Teatro Romolo Valli di Reggio Emilia e il 22 dicembre al Gran Teatro Geox di Padova. Dopo la pausa natalizia, si riprende il 7 gennaio 2018 dal Teatro Rossetti di Trieste, il 9 al Teatro Europa Auditorium di Bologna, il 12 al Teatro Colosseo di Torino e si concluderà il 13 gennaio al Teatro degli Arcimboldi di Milano.